Ed eccoci tornati in diretta con il nostro approfondimento sulla nuova settimana monotematica delle fonti TV, la nostra Tax TV Week che parte proprio oggi e proseguirà per tutta la settimana, come potete vedere anche dal nostro sito lefonti.tv, dove nella sezione eventi trovate tutte le informazioni relative alla settimana in corso, ma anche alle altre che abbiamo già organizzato e che stiamo organizzando. Peraltro sul nostro ticker in sovrimpressione passa l'indirizzo mail al quale potete scrivere se volete partecipare proprio alle nostre TV Week, staff@lefonti.it. E allora, di cosa si parlerà in questa settimana? Di Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale, con tutte le premesse, insomma, che ci portano ad analizzare quello che è accaduto durante il periodo di lockdown, quindi tutto ciò che si può fare da adesso in avanti per riuscire a rilanciare il nostro paese. Appalti e real estate, perché queste sono le due parole chiave, i due ambiti entro i quali ci muoveremo da adesso fino alle 11, quindi in questa tavola rotonda, rappresentano sicuramente un volano fondamentale per la ripartenza economica, perché da un lato abbiamo con gli appalti, con tutto il tema degli appalti, lo Stato che investe, che quindi dà dimostrazione di credere nel nostro paese, dall'altra parte un'industria, quella immobiliare, che nella sua totalità pesa il 19% del PIL e peraltro, insomma, proprio in questo periodo stiamo ascoltando e siamo sottoposti continuamente a dati negativi sul nostro prodotto interno lordo, che sicuramente gettano un po' nello sconforto tutti noi, ma soprattutto chi deve investire nell'Italia. Ecco, noi non vogliamo che accada questo, quindi vogliamo capire con i diretti protagonisti che cosa si può fare realmente per parlare di ripartenza, che non rimanga quindi solo una parola astratta sulla carta, ma che possa tradursi in operazioni concrete. Tra poco vi elencherò anche quali sono gli aspetti che analizzeremo, ma prima volevo presentare subito i miei relatori, i miei ospiti, che ne parleranno con me e con voi, perché potete interagire attraverso i nostri canali, potete scriverci messaggi. Saluto Gianluca Fantini, fondatore di FCB Associati. Buongiorno. Eccoli Buongiorno, qui tutti. Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico, ben trovato, buongiorno. buongiorno. Grazie molte, buongiorno a tutti. Maurizio Reggi, fondatore dello studio Reggi, bentornato anche a lei, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie a tutti quanti. E benvenuta, l'ho lasciata per ultima, mi scuso, ma insomma, ma almeno così ce la ricordiamo di più, l'unica presenza femminile di questa tavola rotonda, Stefania Pezzini, partner responsabile del Dipartimento Real Estate di Genesis Avvocati. Buongiorno. Buongiorno. Stefania, buongiorno anche a lei. Allora, noi divideremo sostanzialmente in due parti questa tavola rotonda. Prima ci dedicheremo proprio agli appalti, quindi allo Stato che investe sul nostro paese, a partire dal modello di Genova. Lo prenderemo un po' come esempio perché si parla tanto di ottimizzazione, no? Quando si discute di appalti e ci si riferisce a ciò che è già stato, a quello che magari è considerato un modello essenziale che può essere di buon auspicio per il futuro. Quindi io partirei proprio da qui e partirei da Malinconico per iniziare questa discussione, perché l'ho detto in apertura. Allora, gli appalti sono un volano fondamentale per la ripartenza economica e tante aziende però che cosa lamentano? Un po' la lentezza, soprattutto che ha a che fare con la burocrazia veramente pesante del nostro paese. Quindi si chiede semplificazione, una parola che però resta molto spesso un miraggio. Ma, e qui subentra il modello Genova, ci sta mostrando forse che è possibile andare in quella direzione, quindi che non tutto è perduto. Dopo quanto accaduto, appunto, professor Malinconico, si può pensare a un modello Genova su scala nazionale? Quindi si può replicare quanto è stato fatto per Genova? Ma innanzitutto effettivamente è vero che il volano degli investimenti pubblici è essenziale, perché lo Stato può, solo lo Stato in certi casi può assumere degli investimenti con un ritorno anche prolungato nel tempo. E quindi l'intervento dello Stato, l'investimento dello Stato con le risorse pubbliche è fondamentale per la ripartenza. Quindi dobbiamo partire effettivamente da questo dato, che è un dato che ciclicamente viene alla nostra attenzione, ed effettivamente la necessità di questi investimenti pubblici è determinante.
Detto questo, e quindi dell'importanza di questo intervento, effettivamente lo Stato con le opere pubbliche e anche auspicabilmente coinvolgendo laddove è possibile l'investimento privato, può effettivamente svolgere un ruolo di primo attore per la ripartenza. E quindi è effettivamente importante focalizzare questi temi. Per quanto riguarda poi effettivamente il discorso Genova, modello Genova, è chiaro che il modello Genova risponde ad un'esigenza del tutto particolare, non sempre replicabile in assoluto, però è anche vero che abbiamo avuto la sensazione proprio che effettivamente da molte parti si è alzata finalmente la richiesta di semplificazione, perché noi, diciamolo la verità, ci siamo complicati spesso la vita con le nostre stesse mani. Quando abbiamo recepito le direttive europee in materia di appalti, che poi oltretutto in questo frangente sono state in qualche modo, per dir così, ammorbidite dalla stessa Commissione europea, che ha dato più spazio alla maggiore elasticità di queste procedure. E effettivamente nel recepimento delle direttive abbiamo fatto quello che con termine tutto sommato italiano, non anglosassone, si chiama il gold plating, cioè abbiamo introdotto una serie di norme non necessarie per il recepimento che la Commissione europea ci ha sempre detto, ma se volete farlo non ve lo possiamo impedire. Quindi perché naturalmente le direttive costituiscono il minimum, no, per le direttive europee, ma in ogni caso è chiaro che gli stati possono aggiungere ulteriori restrizioni. Però facendo così è chiaro che noi nella competizione internazionale, ma anche banalmente europea, ci mettiamo dei vincoli che sono particolarmente gravosi poi da rispettare. Ecco perché sinceramente basterebbero le direttive europee per poter avere delle procedure trasparenti, garantiste, eccetera, senza esagerare nei vincoli, nei lacci, lacciuoli che noi nella prospettiva di, giusta per carità, di combattere la corruzione. Immaginando che le norme più stringenti possano effettivamente combattere la corruzione, il che francamente non mi sembra che sia avvenuto, almeno da quello che si legge nella cronaca, in realtà si aggravano le procedure e non si realizza poi l'obiettivo, quindi che deve essere quello di una regolazione seria, non sovrabbondante delle procedure di gara per poter poi arrivare ad un sveltimento delle procedure stesse. Certo, Ecco, certo. Beh, lei non a caso diceva maggiore elasticità, no? Perché poi è la parola che più traduce quello che lei sta dicendo. Prego, prego, vada con l'aggiunta, poi le faccio un'ulteriore domanda perché sorge spontanea. certo, no, ma naturalmente è chiaro che non tutto sta nelle procedure di gara, ovviamente, cioè non tutte le difficoltà, perché a cominciare dalla progettazione, che nel modello Genova naturalmente ha rispettato delle esigenze di estrema urgenza, alle autorizzazioni, alle varie necessità di atti preparatori che da noi comportano un rallentamento delle procedure. Ecco, su tutto questo il decreto semplificazioni interviene effettivamente. Alcune cose
positive ci sono, fra l'altro anche l'attenzione che deve essere effettivamente svolta a scoraggiare la pratica della non firma da parte dei dirigenti pubblici, perché ovviamente chi firma si assume delle responsabilità, però la fuga dalla firma è un effetto che è assolutamente controproducente. Alla fine non, e quindi bisogna evitare la caccia alle streghe, la responsabilità erariale che viene brandita come una minaccia, insomma, è una serie di misure che però devono andare nella giusta direzione della semplificazione. Certo, assolutamente. Ecco, però la semplificazione, volevo arrivare proprio qui, professor Malinconico, non è l'unico nodo da scegliere, perché il tessuto economico del nostro paese è fatto di piccole e medie imprese, no? Ma spesso le associazioni di categorie lamentano un'altra cosa, che non solo la lentezza nei processi, come dicevamo poco fa, proprio si sentono, dicono quantomeno, di sentirsi danneggiate dalle centrali di committenza e dalle regole con le quali si strutturano le gare pubbliche. Allo stato dell'arte, cioè al momento in cui stiamo parlando, com'è la situazione reale? Ma effettivamente è vero, allora, da un lato è chiaro che l'esigenza di trovare delle stazioni appaltanti attrezzate, competenti, è un'esigenza innegabile, quindi va bene, però dall'altra parte è anche vero che bisogna vedere come vengono fatti i lotti di gara, cioè se i lotti sono di dimensioni straordinarie, che fra l'altro ledono non solo le nostre piccole e medie imprese, perché i requisiti per partecipare a queste gare sono eccessivi. Allora il problema diventa serio, perché noi ci rischiamo anche qui di farci del male da soli. Certo. Dobbiamo invece avere un sistema che tiene conto del nostro tessuto produttivo e facilita in tutti i modi la possibilità di partecipazione alle gare con i requisiti e non eccessivi, per poter arrivare ad una offerta da parte delle piccole e medie imprese che sia sostenibile, insomma, da queste entità. Dobbiamo prendere atto semplicemente che la nostra è una realtà industriale di questo tipo, e d'altra parte anche le direttive europee nel 2014, il pacchetto che è stato approvato dalla Commissione e dal Parlamento, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, dice proprio espressamente che vanno tutelate le piccole e medie imprese. Quindi anche il rispetto di queste entità va proprio nella direzione del recepimento delle direttive europee. Ecco, quindi mi sembra che vada coltivata sempre questa attenzione, e anche certe misure, anche la nostra autorità della concorrenza, che in qualche misura spesso va a verificare in modo piuttosto puntuto anche la ridondanza o meno dei raggruppamenti di imprese che partecipano alle gare, e fa una verifica molto spesso della sovrabbondanza di questi raggruppamenti, però senza tener conto del fatto che sono proprio le dimensioni di questi lotti, che molto spesso addirittura sono appannaggio di imprese europee ma non italiane. Sì. Proprio perché c'è questa esigenza di partecipare con requisiti sovrabbondanti, e francamente questo invece deve essere, bisogna in sostanza, e concludo su questo punto, che le regole della gara siano fatte in modo da evitare la necessità di requisiti eccessivi, perché ci sia la possibilità anche per le nostre piccole e medie imprese di partecipare. Eh certo, assolutamente, cioè metterle nelle condizioni, insomma, non complicare loro la vita, mettiamola così, no? Per dirla proprio in termini semplici, semplici. E da questo punto di vista, adesso cercheremo anche di dare dei consigli pratici per tutte le aziende che ci stanno seguendo. Allora, io andrei
da Gianluca Fantini, FCB Associati, proprio per ragionare ancora dal lato delle imprese appaltatrici, no, che operano su commessa. Oltre al tema della ristrutturazione delle gare, io mi sono segnata anche i punti chiave di cui ha parlato appunto Malinconico. Le imprese oggi più che mai devono anche fare i conti con gli obblighi di assetto organizzativo, amministrativo, contabile, no? Quindi un ginepraio di situazioni dal quale spesso è complicato proprio uscire. A questo punto, le chiedo qualche strumento da elencare che le aziende che ci stanno seguendo appunto possono mettere un po' nel cassetto e nella scatola degli attrezzi, tanto per usare un termine di questo tipo, per il monitoraggio dei margini di commessa e quindi di conseguenza anche tutta la gestione dei flussi finanziari della commessa stessa. Sì, allora io preliminarmente ricordo che diciamo, la novella, no, che è stata introdotta il 16 marzo del 2019 da quello che è definito il nuovo codice della crisi dell'insolvenza, che pareva così aver introdotto un momento, cioè un presidio, un istituto nuovo, cioè l'adeguato assetto organizzativo. In realtà poi questo è un concetto che noi troviamo già scritto all'interno del codice, in altre norme, cioè nel 2381, dove si parla del dovere di generale e del dovere generale che incombe sugli amministratori delegati di riferire sull'adeguato assetto organizzativo. In realtà, poi c'è un'ulteriore norma, il 2403, i doveri del collegio sindacale. Ecco, in questo contesto, diciamo, di rilancio, avere un assetto adeguato, che non è solo che è un assetto adeguato che deve comprendere le diverse aree di un'azienda, quindi sicuramente quella amministrativa, quella contabile, ma soprattutto quella decisionale, credo che sia importante, sia fondamentale, anzi oserei dire, soprattutto se pensiamo a commesse di grandi dimensioni. Lei in apertura ha giustamente fatto riferimento al ponte di Genova, ma queste sono le grandi opere infrastrutturali, ma ce ne sono molte altre, magari di dimensione leggermente più contenuta, ma che comunque possono coinvolgere tante imprese italiane e soprattutto ricordiamo che il settore del real estate, o comunque quello delle grandi opere, uno dei assieme all'automotive, di fatto è storicamente definito un settore trainante. Quindi questo è un esigenza. Se è vero, come tutti ci auguriamo, che il real estate, quindi, e le grandi opere infrastrutturali possono essere ancora una volta il motore dell'economia e del rilancio, indubbiamente tutte le imprese, in qualche modo della filiera, che possono essere più o meno coinvolte, avranno questa esigenza di doversi adeguare. Ovviamente l'adeguatezza, come dice la stessa parola, ovviamente dipende anche dalla dimensione dell'impresa. Non devono essere sicuramente strumenti o procedure sovradimensionate rispetto al contesto, però quello di introdurre un cambio di marcia nella mentalità e un cambio di passo nella mentalità dell'imprenditore, comunque anche della direzione aziendale, questo credo che sia dovuto. Sia dovuto sia per poter gestire al meglio ecco, in maniera più efficiente e più efficace il contratto di appalto, di subappalto, che sia da un lato, sia poi per poter dall'altra parte interloquire con il sistema finanziario, perché uno degli argomenti è, vabbè, l'impresa appaltatrice come si pone? Si pone a monte e che ha diciamo, la committenza, una committenza che può essere più o meno complessa a seconda che ci muoviamo in un contesto pubblico, ovvero in un contesto privato. Comunque, in realtà, nel contesto pubblico abbiamo sentito comunque è noto che ci sono delle gare, un qualcosa di dove in realtà vengono presentate delle offerte, ma questa attività viene fatta anche in un contesto privatistico. Questo lo vediamo anche in altri paesi, non solo nell'Italia, comunque nella vicina Francia piuttosto che in Germania, ma addirittura negli Stati Uniti. Certo, Fantini, sì, prego, prego, mi scusi.
No, ecco, allora volevo solo concludere velocemente su questo punto. Quindi, in realtà, quando nel momento che l'impresa, grande o media che sia, si trova a dover gestire un contratto di appalto, sicuramente introdurre uno strumento previsionale che riguarda non tanto l'aspetto economico, quanto piuttosto l'aspetto finanziario e la gestione dei flussi, a mio modo di vedere, diventa fondamentale. E questo deve essere fatto ovviamente non solo a livello aggregato, ma per singola commessa, perché in realtà molte volte, anche guardando contesti di crisi, di risanamento, di cui poi io mi occupo, diciamo, abbastanza abitualmente, vedo che in realtà l'imprenditore tende a fare una compensazione tra il lavoro dove guadagna e quello che perde. In realtà poi nascono delle sorprese. Talvolta così stravolgenti, dove si pensa in alcuni lavori si pensa di almeno in una fase iniziale di guadagnare, poi un monitoraggio non adeguato fa perdere o addirittura determina la crisi dell'impresa stessa. Certo, guardi, ho un'altra domanda in realtà per lei Fantini che segue il ragionamento che ha appena fatto, cioè alla luce di quello che è accaduto in questi mesi e auspicando che la ripresa economica possa venire più velocemente possibile, però è chiaro che, si diceva anche prima, noi stessi dobbiamo aiutarci, no, da soli, quindi l'Italia deve aiutare se stessa, ma da questo punto di vista le imprese appaltatrici quali strumenti hanno per affrontare oggi in questo contesto l'esecuzione dei contratti? Beh, come sicuramente, ho introdotto il dotarsi di strumenti predittivi, cioè di analisi finanziaria, penso che sia dal punto di vista aziendale, non è tanto contrattuale, cioè arriva il contratto, ho siglato il contratto e a questo punto devo mettere, come diceva lei, nella cassetta degli attrezzi una serie di strumenti o di best practice. La struttura del budget è una struttura del budget che deve tener conto della dimensione dell'azienda, delle specificità, della capacità, cioè degli interlocutori all'interno dell'azienda che sono capaci poi di riferire al controller o a chi si occupa della gestione aziendale. Un'altra cosa che è vero che il lavoro porta lavoro e ogni imprenditore tende ad assumere, soprattutto in un momento magari di rilancio, dove in realtà è stata bloccata parzialmente l'attività, tende comunque a prendere tutto quello che viene. Però questo potrebbe essere un errore, perché un'analisi che dovrebbe essere fatta è valutata la mia struttura aziendale, il mercato di riferimento, quali sono i miei competitor. Io devo anche capire quale prodotto, cioè in questo caso stiamo parlando di appalti, che dimensione di appalto io sono in grado di gestire in maniera efficiente. Non è sempre vero che l'appalto grosso, che magari nella testa dell'imprenditore gli consente di fare il lancio in avanti, potrebbe essere una scelta efficiente ed efficace dal punto di vista economico e finanziario, perché se non altro perché se io a questo punto concentrassi tutte le mie risorse su un unico appalto, magari di dimensioni notevoli, è chiaro che, beh, gioco forza, non potendo perché adeguare, diciamo, istantaneamente l'impresa, potrebbero determinarsi delle inefficienze e soprattutto la concentrazione del rischio sarebbe su un unico interlocutore. Questo è un tema estremamente, delicato. Poi, una volta, diciamo, presa la commessa, è importante dalla firma del contratto al fare delle costanti revisioni di budget, tenuto conto per esempio del progetto esecutivo, perché esiste un progetto di massima, esiste un progetto esecutivo. In questo iato temporale normalmente si evidenziano degli incrementi di costi e conseguentemente la necessità di dover ritarare quello che poi è il margine finale. Cioè è molto importante monitorare il rischio, cioè l'analisi del rischio che deriva e tocca le varie fasi del processo, al di là delle fasi degli acquisti dei materiali, però ci sono le varianti d'opera, la gestione dei noleggi, di tutta la gestione del cantiere, cioè il project manager, colui, la persona deputata dall'azienda a gestire il cantiere, è sostanzialmente colui che fa l'80%
dell'esito positivo o negativo di quel contratto, perché la continua interlocuzione con il committente rende possibile un monitoraggio attento e una revisione di budget capace di prevedere eventuali criticità dal punto di vista finanziario. Poi è evidente che in una gestione di tesoreria degli strumenti adeguati dal punto di vista finanziario che diano una visione prospettica dell'impresa mi consentono di interloquire in maniera più efficace col sistema finanziario. Non dimentichiamo che in ambito internazionale, ma anche in ambito nazionale, sulle grandi opere c'è la tematica della bondistica, cioè la stazione appaltante, per garantirsi poi eventuali adempimenti, chiede il rilascio di garanzie, cosiddetti performance bond. Però ovviamente per l'interlocuzione col sistema bancario, come dicevo, ormai non può che passare attraverso la dimostrazione di avere una capacità di monitorare il flusso di cassa, di monitorare la commessa nel suo insieme, di poter prevedere il rischio. Ecco, giusto per andare a conclusione di questa prima parte dedicata proprio agli appalti, Malinconico, torno un istante ancora da lei, solo perché si parla sempre anche in modo abbastanza polemico dell'Europa, no? Però in questo contesto la normativa europea può arrivare in aiuto della disciplina degli appalti, cioè poi in qualche modo facilitare e andare nella direzione che insomma abbiamo auspicato e abbiamo descritto, anzi avete descritto in questa mezz'ora? Sì, a mio avviso effettivamente la disciplina europea, come dicevo, se ben trasposta, se ben recepita, effettivamente è un'occasione di confronto innanzitutto con altri ordinamenti. Noi siamo in un sistema competitivo e la competizione avviene tra sistemi, e quindi non possiamo immaginare che le nostre regole, per quanto le migliori del mondo, siano tali da costituire per noi un limite nel raffronto con altri stati, soprattutto europei. Quindi io credo che la possibilità di giungere ad una uniformità di regole che ci offre l'Europa sia assolutamente da condividere e da incoraggiare. Certo, come dicevo prima, non dobbiamo fare poi i primi della classe, di voler utilizzare il codice degli appalti per finalità magari di lotta alla criminalità, che non è quello lo scopo finale che devono avere non solo le direttive europee, ma anche le norme civilistiche o amministrative che regolano questi fenomeni. Devono essere quindi ben tarate per evitare di andare a complicare la vita. A noi italiani soprattutto, ecco. Sì, certo. E devo dire poi che la Commissione europea, come accennavo prima, in questo periodo non ha detto liberi tutti, non ha detto che le regole non valgono, però ha ammesso dal Fiscal Compact ad altri e anche in materia di appalti che si possono utilizzare delle clausole, diciamo così, più elastiche nell'applicazione. A cominciare, noi abbiamo recepito in Italia, immaginando che fosse un toccasana, la regola del prezzo più basso, no, nella competizione. Poi le direttive europee ci hanno detto: attenzione, però dovete valutare anche l'apporto tecnico, la capacità, e quindi anzi l'offerta economicamente più vantaggiosa deve partire proprio dal premiare tutto il ciclo, tutta la filiera, dalla progettazione fino all'esecuzione del contratto. Ecco, tutti questi aspetti noi ci vengono indicati dall'Europa, e noi faremmo bene a uniformarci proprio per esigenza anche di competitività con gli altri stati europei. Assolutamente sì, poi ovviamente deve essere un rapporto bionivoco, però anche noi dobbiamo saper recepire quello che ci viene rimandato e farlo nostro.
nostro per cercare di dare uniformità a tutto, altrimenti per quello poi si parla sempre in tono polemico dell'Europa in quanto istituzione. Allora, prima parte dedicata agli appalti la chiudiamo, ma comunque i miei ospiti rimangono pure collegati perché poi un saluto finale verrà fatto, e apriamo quella dedicata al real estate, perché un'altra opportunità sicuramente per guardare alla ripartenza da tener conto è quella che riguarda gli investimenti esteri. In questo caso noi parliamo di real estate italiano, però perché parliamo dell'estero? Perché insomma, molto spesso negli ultimi anni soprattutto è diventato interessante il focus che viene fatto proprio sul nostro paese e lo sguardo che arriva dall'estero al nostro paese. È chiaro che, così torniamo con un movimento circolare al tema della semplificazione, spesso gli investitori stranieri non hanno incentivi o lasciano perdere, diciamo, e non guardano più il nostro paese proprio per la mancanza di semplificazione, quindi per la burocrazia, per i processi troppo macchinosi che bisogna poi sostenere, tutti gli step, ma insomma noi ne parliamo sempre, anche in questo caso vale la pena sottolinearlo, oltre a eventuali contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. Insomma, detto questo, io partirei proprio da Maurizio Reggi, perché uno dei problemi più sentiti quando si studiano tutte le operazioni del caso, dottor Reggi, è capire se si è sicuri di essere indenni dal rischio di contenzioso tributario. Prima cosa che andiamo a sottolineare. Lei, che è un esperto proprio in materia, parlando degli investitori che scelgono l'Italia, che cosa possono aspettarsi da questo punto di vista? Cioè, che cosa si trovano di fronte? Intanto diciamo che gli investitori stranieri che investono in Italia sono spesso degli investitori che investono in molti altri paesi, quindi non solo nel loro e non solo in Italia, ma in tanti altri. Sì. E quindi hanno un'esperienza che gli porta a far comprendere come le complicazioni non sono solo in Italia, sono anche all'estero. In quasi tutti i paesi occidentali le complicazioni che riguardano il real estate sono molte e molto complicate, appunto. L'Italia, come sappiamo, che ha già di per sé un grosso problema di burocrazia, non è da meno. Qual è il modo e la metodologia più corretta per operare in Italia anche in questo campo? È sicuramente quella di affidarsi a professionisti competenti e soprattutto specializzati, che conoscano perfettamente la materia, le leggi e soprattutto che siano aggiornati. Perché in Italia, magari a differenza, questo sì, di tanti altri paesi, l'aggiornamento legislativo è molto molto forte. Quindi norme che magari l'anno prima erano in vigore, l'anno successivo sono state modificate. E quindi l'unico sistema per poter operare correttamente in Italia, essere sicuri di essere in regola e limitare al massimo i rischi di contenzioso è quello di appoggiarsi a professionisti che conoscono molto bene la materia, che siano molto aggiornati. Questo è il segreto, che però vale anche appunto per tanti altri paesi. Io opero in molte legislazioni sia europee che anche extraeuropee, sì, e vedo che le applicazioni sono veramente dappertutto, in particolare in campo fiscale. Perché il campo fiscale, che real estate è uno di quei campi che è particolarmente e attentamente disciplinato da tutte le legislazioni fiscali, non meno dall'Italia. Ok, beh, questo le faccio solo una battuta, poi passo a Pezzini, insomma, ci rincuora un attimino, perché noi pensiamo sempre di essere anche qui peggiori da questo punto di vista, è così? Allora, non siamo i migliori, ma sicuramente non siamo i peggiori. Ci sono delle giurisdizioni, degli stati che sono peggio di noi. Noi in realtà abbiamo una chiave di volta, che è quella che le dicevo prima. Sì. Cioè, operando con professionisti che conoscono le norme, disciplinati poi per settore. Quindi se c'è un contenzioso da affrontare, occorre andare dal professionista esperto di contenzioso. Se c'è da affrontare un altro tipo di problematica, occorre andare da quello specifico professionista. Questa è la caratteristica dell'Italia. Però operando così si sta abbastanza sicuri. Va bene, avvocato Pezzini, allora, quando si parla di restart economy, quindi di ripartenza, chiaramente in questo contesto si pensa anche agli incentivi, no, che vengono dati proprio per aiutare. Dicevamo prima, dobbiamo anche un po' aiutarci da soli e farci aiutare da chi può in qualche modo sostenere la nostra economia. Ovviamente il riferimento in questo caso è il decreto rilancio, nel quale sono contenuti tutta una serie di bonus e interventi di agevolazione proprio per la ristrutturazione, per il fotovoltaico, per l'efficienza
efficientamento energetico, però è importante capire chi può beneficiarne e soprattutto quali sono i passaggi per arrivare effettivamente ad avere questi benefici. A lei. Certo, sicuramente ecobonus, sisma bonus con il fotovoltaico sono degli strumenti importantissimi che si attendevano con ansia, soprattutto con le percentuali che appunto sono contenute nel decreto rilancio. Ovviamente faccio solo una premessa prima di entrare nel merito della sua domanda, che attualmente il testo del decreto rilancio che stiamo commentando, che ci accingiamo ad applicare, è ancora in fase di conversione. Quindi esatto, entro questa settimana peraltro deve essere convertito in legge, quindi ci siamo quasi, ecco. Sì, sì, esattamente, infatti è stato diciamo emendato dalla Camera e attualmente in fase di esame al Senato. Ci aspettiamo che, atteso il poco tempo a disposizione da parte del Senato, non ci saranno auspicabilmente degli stravolgimenti, quindi reputiamo che sia un testo pressoché definitivo. Allora, per quanto riguarda l'ecobonus, sarà possibile ottenere l'agevolazione del 110% per alcuni interventi che possiamo definire trainanti, ossia il cappotto termico, sia su edifici condominiali, sia su unità abitative unifamiliari, a condizione che incida per più del 25% rispetto alla superficie lorda disperdente, e con un tetto di spesa che, ahimè, attraverso gli emendamenti della Camera è stato ridotto dai 60.000 euro per unità abitativa previsti nel decreto rilancio. Gli emendamenti della Camera lo hanno portato a 50.000 euro per unità abitativa quando si tratta di edifici unifamiliari, tra i quali sono stati inclusi anche gli edifici unifamiliari in contesti di villette a schiera, diciamo così. Ed ulteriormente ridotto invece per i contesti condominiali, quindi a 40.000 euro per i condomini da 2 a 8 unità abitative, quindi 40.000 per unità abitativa, e 30.000 euro per i condomini con più di 8 unità abitative. Quindi un intervento di riduzione che in realtà andrà poi ad agevolare gli edifici che, a parità di superficie, avranno più unità abitative di minori dimensioni, perché chiaramente moltiplicando il numero di unità abitative si otterrà un effetto moltiplicatore anche dell'incentivo. Sì. Un altro intervento che beneficerà dell'ecobonus al 110% è la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, anche abbinati a fotovoltaico e a microcogenerazione, sia nei condomini che su unità abitative unifamiliari, fatta eccezione per queste ultime per le caldaie a condensazione. Anche in questi il tetto di spesa per la parte condominiale è stato ridotto con gli emendamenti della Camera. Siamo passati dal 30.000 euro per unità abitativa a 20.000 euro per unità abitativa in condomini composti da 2 a 8 unità abitative, a 15.000 euro per i condomini di dimensioni superiori, mentre è rimasto a 30.000 euro il tetto di spesa per gli interventi di questo tipo di sostituzione delle caldaie sulle unità abitative unifamiliari. Okay. Beneficeranno poi del 110% anche tutti gli interventi legati al fotovoltaico, incluso all'installazione delle colonnine di ricarica elettrica per gli autoveicoli nei condomini, a condizione che questi interventi siano eseguiti in concomitanza con taluno degli interventi che appunto per questo motivo sono riconosciuti come trainanti, e a condizione che l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella autoconsumata in loco venga ceduta al GSE. Okay. Infine beneficeranno poi sempre del 110% gli interventi di ecobonus, diciamo, tradizionali, quello disciplinato dal decreto legge 63/2013, sempre che eseguiti in concomitanza con taluno di questi interventi, diciamo così, trainanti. Ecco. Sì, 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 prego, prego. Al di fuori del 110% resteranno ovviamente applicabili gli incentivi che erano previsti nella normativa precedente, laddove non siano abbinati appunto a questi interventi principali. Un'importante modifica che è stata introdotta riguarda la possibilità di applicare l'ecobonus anche a interventi di demolizione e ricostruzione, che prima non era possibile perché erano applicabili solo al patrimonio immobiliare, quindi volti sostanzialmente alla conservazione del patrimonio. Restano invece esclusi dall'incentivo le abitazioni che sono classificate catastalmente come A1, A8, A9, che corrispondono
rispettivamente agli edifici, cioè, di tipo signorile, le ville, i castelli e gli edifici di particolare pregio artistico. Ok, diciamo quelli che confinano un po' nel lusso, potremmo usare questa parola, però insomma l'ha detto lei, pregio. Senta, quali possibilità invece, così almeno, perché giustamente abbiamo fatto questo elenco che è molto utile per capire come muoversi in questo momento, quali possibilità invece sono offerte dalla cessione del credito? La cessione del credito è importantissima perché è appunto poi l'intervento che consentirà effettivamente per chi ha effettuato l'intervento di monetizzare questo credito. Consiste nella possibilità di cederlo a un qualunque soggetto non più strettamente legato all'intervento come era in passato, quindi all'impresa edile o all'impresa fornitrice del materiale edile, ma a un qualunque soggetto il quale potrà a sua volta ricederlo senza limiti. Anche a banche o a istituti intermediari finanziari. Ok, sì. Ecco, un aspetto importante della cessione che merita, a mio avviso, di essere sottolineato è che mentre in passato si doveva attendere la fine dei lavori, attualmente sarà possibile, secondo gli emendamenti introdotti dalla Camera, ottenere questo, per il cessionario, questa cessione a stato avanzamento lavori. Quindi durante lo svolgimento dei lavori, non più alla fine, a condizione ovviamente che non siano più di due stati avanzamento lavori e che ciascuno di essi costituisca diciamo, almeno il 30% del valore complessivo dell'opera. Ok, ecco, poi lei l'ha detto, insomma, Avvocato Pezzini, proprio questa settimana è un po' la settimana decisiva rispetto al decreto rilancio, quindi poi si potranno mettere un po' tutti i puntini sulle i che ancora mancano, no? Si potrà fare un po' un recap generale. Sì, si potrà sicuramente fare un recap generale e soprattutto si potrà iniziare ad attendere poi i decreti attuativi, perché per quelli ci saranno 30 giorni ulteriori dalla conversione in legge. Quindi diciamo che con la fine del mese di agosto, con il 18 di agosto, avremo il quadro assolutamente completo. Esatto. Sperando che poi anche lì ci siano dei procedimenti un po' snelli, no? Visto che siamo partiti proprio dal tema della semplificazione, tema che ci portiamo fino alla fine di questa tavola rotonda. Io torno proprio da Reggi perché dobbiamo avviarci verso la conclusione di questo dibattito, però insomma quello che manca secondo me, che chiedo a lei, è qualche consiglio in materia di tutela tributaria agli operatori che ci stanno seguendo, perché ci sono delle operazioni che sono state iniziate prima del lockdown, quindi prima della chiusura di tutto, che probabilmente molti operatori oggi si chiedono possano avere e abbiano effettivamente delle garanzie da un punto di vista tributario. Come possiamo rispondere loro? Cioè, come possiamo in qualche modo rassicurarli in merito? Allora, il lockdown adesso c'è stato e non è chiaro se ci sarà ancora un confinamento lockdown anche in maniera più ridotta e magari mirata, quindi siamo ancora in itinere. Al momento non abbiamo ancora delle certezze su quello che succederà da qui a ottobre, novembre, dicembre. Resta valida la regola che per operare in Italia in una certa sicurezza occorre operare conoscendo molto bene le norme che sono in vigore. Non c'è una garanzia da rischio contenzioso, nel senso che è sempre possibile entrare in conflitto con l'Agenzia delle Entrate e doversi difendere di fronte al giudice della Commissione Tributaria. Bisogna tenere presente che la controparte in realtà non è l'Agenzia delle Entrate come teoricamente è, ma in realtà è il giudice. Quindi bisogna predisporre tutta la documentazione e tutte le argomentazioni che saranno poi portate di fronte al giudice per spiegare quello che è successo, qualora vi sia un controllo dell'Agenzia delle Entrate che debba terminare con un avviso di accertamento, con una cartella di pagamento, eccetera. Quindi occorre non farsi prendere dal panico o aver paura di operare in Italia, anzi, le garanzie ci sono, il contenzioso in Italia comincia a funzionare abbastanza bene. Parlando prima di semplificazioni, adesso già da qualche anno il contenzioso è per via telematica, cioè il processo telematico, quindi si può operare anche dall'estero e inserire atti, andare a controllare la situazione del processo, eccetera. Quindi per essere tranquilli occorre conoscere le norme, utilizzare professionisti specializzati e considerare che la controparte vera, cioè la persona da convincere, è il giudice, e quindi avere a disposizione tutta la documentazione di ciò che si è fatto per poterla poi produrre.
Ecco, questi più o meno sono i parametri da tenere presente per operare in Italia, come peraltro in tanti altri paesi è così. Certo. Ecco, mi piacerebbe fare un'ultima cosa prima di salutarvi. Se dalla regia possiamo vedere tutti i nostri quattro relatori, lo chiedo, però credo che sia possibile. Mi piacerebbe chiedere a voi, così rifacciamo l'ultimo giro in conclusione, brevissimo, rispetto a delle riflessioni che ci stanno anche portando i nostri telespettatori attraverso i nostri canali. Immaginate qual è quella su tutti, cioè che riguarda proprio la burocrazia. Diciamo che non c'è molta fiducia da questo punto di vista che tutti i procedimenti possano snellirsi, no? Perché lamentiamo sempre in Italia che insomma abbiamo tante leggi, tanti cavilli, lo avete detto anche voi nei vostri interventi. Come poter rassicurare da questo punto di vista, anche se poi non dipende da voi, no? Però perché poi la fiducia, anzi scusate, la ripartenza passa dalla fiducia che ciascuno di noi ha nel sistema paese, ed è proprio il sistema paese che a volte blocca qualsiasi capacità o di movimento o di azione. Allora io ripartirei proprio da Malinconico, poi andiamo da Fantini, poi da Reggi, poi da Pezzini, così almeno sentiamo, insomma, in conclusione qual è la vostra opinione in merito. Allora, grazie molte di questa ultima domanda che è un po' un crocevia importante, no? Nel senso che effettivamente tutti noi ci chiediamo la burocrazia, i procedimenti complessi, le lungaggini, questi effettivamente allontanano dagli investitori, no? Quindi anche in caso di investimenti di piccole dimensioni. Allora, devo dire che da un lato io sono sempre stato piuttosto critico con il nostro sistema, perché il nostro sistema si basa su aspetti che francamente sono certe volte troppo, pretendono di normare troppo. E la burocrazia comincia dalle leggi, cioè le leggi complicate, le leggi che in qualche misura danno luogo a cambiamenti di giurisprudenza. Per tornare al codice degli appalti, basta vedere quante volte sono stati cambiati. Non si fa in tempo a consolidare una certa interpretazione che già subito si cambia e questo porta il dirigente, a torto o a ragione, a essere guardingo, a aspettare che ci siano dei chiarimenti. Si parlava prima dei decreti attuativi. Sì. Questo significa aspettare a lungo e quindi questo non va nel senso della semplificazione. Quindi ci vogliono D'accordo. regole, a cominciare dalle regole, le regole più snelle, più meno possibilmente dei controlli a posteriori e non in precedenza rispetto agli investimenti, perché d'altra parte però ecco una luce, quantomeno una speranza di ottimismo sta nel fatto che obiettivamente adesso la situazione è davvero critica. La discesa prevista del PIL è talmente Sì. grave, come ha segnalato anche la Banca d'Italia, che francamente qualcosa bisogna fare. E quindi io sono convinto che questa situazione, sia pure in una situazione drammatica, no, che abbiamo vissuto, Sì. possa contribuire a farci scegliere una strada meno tortuosa per la nostra normativa e la nostra Ok, burocrazia. ottimo, ottimo. Fantini, prego a lei. Ringrazio anch'io per questa ultima possibilità di salutare e fare le precisazioni sul tema che lei ha proposto. E allora, talvolta sicuramente la burocrazia la subiamo, cioè le imprese la subiscono. Una cosa che ovviamente è l'auspicio non può che essere quello che ci sia una legislazione più razionale, soprattutto in ambito tributario, non così schizofrenico, no? Perché poi in realtà, per esempio, l'ambito tributario è un contesto dove il legislatore produce molto, è molto prolifico in questo senso e questo crea una generale instabilità a livello di sistema, perché in realtà non sai quanto ti viene a costare l'investimento in Italia. Questo ovviamente della capacità di attrarre. Però gli investimenti dall'estero, comunque anche gli italiani per iniziare, diciamo, a intraprendere, a fare impresa.
Per rispondere a, diciamo, a come si può rispondere alla burocrazia, sicuramente io credo che bisogna recuperare delle sacche di inefficienza che ci sono in tutte le aziende, migliorando i processi. E in questo senso la tecnologia ci può aiutare. Quindi in realtà la mappatura del processo per recuperare quell'efficienza o comunque ridurre quell'inefficienza al fine di poter in qualche modo contrastare, diciamo, questa macchina burocratica che decisamente diventa un costo. Pensiamo, adesso non voglio, dalla privacy al GDPR all'antiriciclaggio, questi sono per esempio due esempi di adempimenti che hanno in qualche modo ingessato, comunque hanno affaticato il sistema, dagli studi professionali alle imprese in generale e agli istituti di credito. Poi ovviamente questo appesantimento di costo ha l'effetto finale di andare a ribaltare e aumentare il costo del prodotto per l'utente. Sì, è certo. Sì, perché poi anche si traduce in termini di costi, assolutamente, al di là della resistenza che poi si ha nell'investire, poi costa tutto di più perché ci sono tanti passaggi, tante persone, tanti passamano, per così dire. Allora, grazie anche a lei, vado da Reggi e poi concludiamo con Pezzini. Allora, il sistema paese in Italia è quello che è. Non possiamo pensare di cambiarlo in breve tempo, è così da tanto tempo, abbiamo anche un problema di rapido avvicendamento e cambio di governo in Italia, quindi si sa. Però io dico anche che l'Italia è un paese pieno di grandissime opportunità, soprattutto nel campo del real estate. Quindi io dico agli investitori stranieri, non lasciatevi scoraggiare, venite in Italia, venite a fare operazioni perché noi siamo pronti ad aiutarvi. Ci sono schiere di professionisti che sono disponibili ad aiutarvi, a condurvi nei meandri di questa burocrazia che abbiamo adesso descritto. Le opportunità, come dicevo, sono molte, anche favorite da quello che lei citava prima, cioè da lockdown che c'è stato fino adesso e forse potrebbe anche tornare. Questo ha creato molte possibilità di fare affari per i businessmen europei e extraeuropei, soprattutto anche per fondi, grandi società, ma anche per piccoli imprenditori. Cioè, oggi è il momento di venire in Italia ad investire. C'è questo problema di burocrazia, ma siamo pronti ad aiutarvi a risolverlo. Quindi venite in Italia a fare ottimi affari. Ottimo, mi piace questo appello anche in chiusura. Allora, Stefania Pezzini, peraltro, appunto, Reggi citava anche il cambio continuo di governo, visto che con lei abbiamo parlato anche di decreto rilancio, sicuramente non aiuta, perché poi è sempre così, casca un governo, ne sale un altro e viene cambiato tutto, si ricomincia tutto da capo, se non da capo, insomma, quasi, no? E questo porta al procedimento che stavamo analizzando. Prego, a lei. Assolutamente, la stratificazione delle norme è legata anche proprio al fatto che i nuovi governi tendono sempre poi a rimettere mano con interventi normativi a quanto fatto precedentemente, quindi creando talvolta dei meandri, soprattutto nel settore tributario, ma lo abbiamo visto anche nell'ambito degli appalti, delle sacche un po' oscure dove si fa davvero fatica a destreggiarsi, ma anche nell'ambito banalmente di ecobonus e smart bonus di cui abbiamo parlato prima, il discorso delle asseverazioni che devono essere poi rilasciate dai tecnici e che solo più di recente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando debbano essere presentate, perché poi il testo non lo prevedeva esattamente, facendo sì che molte persone avessero perso poi il contributo perché avevano presentato l'asseverazione in ritardo. Questo non fa che sicuramente creare un clima di sfiducia, però vorrei proseguire nell'ondata positiva che ha lanciato il collega e confermare che è il momento di investire in Italia davvero, perché gli interventi normativi recenti sono di grandissimo aiuto e grandissimo rilancio se correttamente applicati, e quindi con una buona guida di professionisti che si sanno destreggiare in questo norme sicuramente ne avranno dei grandi benefici. Va bene, allora no, assolutamente il messaggio doveva essere positivo e ci mancherebbe, anche perché è vero che il sistema paese e quindi di conseguenza quella che è la mentalità è la cosa più difficile da modificare, ci stiamo provando da anni, però insomma in qualche modo dobbiamo riuscirci, perché è lì, no, che poi si valuta realmente la ripartenza. Allora, io saluto e ringrazio, questa volta inizio da lei, Stefania Pezzini, grazie per essere stata con me. Saluto Maurizio Reggi, grazie anche grazie, a lei Reggi. Grazie a voi. Grazie a Carlo Malinconico, grazie. Grazie molte, saluti anche a tutti i colleghi.
E grazie a Gianluca Fantini, naturalmente. Grazie, saluto tutti anch'io. È stata una tavola rotonda davvero interessante, anche perché sono settori, quelli di cui abbiamo parlato, fondamentali proprio per la crescita della nostra Italia. Si inseriscono questi ragionamenti e questa tavola rotonda all'interno della nostra settimana monotematica, la Tax TV Week, che naturalmente prosegue, ma tra poco, dopo la pubblicità, torniamo sui mercati con Davide Biocchi. Aspettiamo i vostri messaggi, quindi titoli e indici a vostra scelta.